La querelle dei fondi europei post-sisma per la promozione a Sibilla, alle 21.20 il confronto tra Pastorella dei comitati Terremoto Centro Italia e l'assessore al turismo della Regione Marche, Moreno Pieroni. Teneva la droga nell'officina dove lavora come operaio, arrestato dalla squadra mobile della polizia di Ancona, un 45enne a Ostra. Sabato 23 febbraio le elezioni dei consigli territoriali ad Ancona, organi di rappresentanza dei quartieri. Con le nostre telecamere inizia il viaggio partendo dalle frazioni. Due anconetani che brillano sotto il cielo di casa propria, Tamberi e Barontini, ripartono dai campionati italiani del Pala Indoor con lo sguardo rivolto a Glasgow. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Siamo in diretta, in streaming anche sul sito internet e sulla pagina Facebook. In primo piano la querelle dei fondi europei post sisma per la promozione a Sibilla, le voci della ricostruzione alle 21.20, il confronto tra Pastorella dei comitati Terremoto Centro Italia e l'assessore al turismo della Regione Marche, Moreno Pieroni. Vediamo un piccolo estratto. Mercatini di Pesaro, perché? I mercatini di Pesaro sta nell'ordinario, no? No, i mercatini di Pesaro sono una scelta che è inserita, anche questa veramente è una grande bugia, ecco. Che io spero che oggi pubblicamente tu dici mi sono sbagliato, perché poi nella vita si può anche sbagliare, certo. Perché quando uno legge una marea di carte, poi alla fine poi se c'è, ecco, anche... la può spiegare questa allora? I mercatini di Pesaro che hanno fatto anche scatenare la stampa Mombaroccio, no? C'erano quelli lì. Pesarese in generale. Noi abbiamo ogni anno, dal 2018, e quest'anno l'abbiamo ripetuto, 2019, stanziato 40.000 euro di fondi la delibera con il bilancio di previsione, anno scorso bilancio di previsione 2018, quest'anno bilancio di previsione 2019, con fondi ordinari. Non sono fondi. Non sono assolutamente fondi del cratere. È chiaro che in quella. Scusa. Perché l'ha inserito nella delibera? Perché chiaramente. Non c'è un capitolo di spesa nei fondi ordinari. Ma è chiaro. Non dovevi metterlo anche in quest'altro. Perché avete fatto confusione e l'avete messo insieme? Facciamo rispondere. Perché l'avete inserito in quella delibera? Perché. Chiaramente quando una regione fa un progetto di promozione turistica, per noi la promozione turistica è fondi statali e fondi europei di aggiuntivi da una parte. Ordinari da un'altra. Ma il progetto della promozione, quando noi lo presentiamo al Consiglio regionale, ed è quella delibera 64, e lì c'è tutto il pacchetto, cioè dalla cultura, abbiamo unito la cultura, abbiamo messo all'interno di quella proposta le mostre che ci sono, abbiamo inserito tutti i finanziamenti del mille proroghe, quindi sono quelli del Risorgimarche e quant'altro. Quella delibera, l'ho detto prima, è la delibera madre, dove lì abbiamo inserito anche i fondi ordinari che noi intendiamo utilizzare per la valorizzazione in quel caso delle Marche e del Pesarese. Però il progetto è generale. Quindi la C8 si interseca con il documento. A nostro avviso, visto che parliamo, rispondo un attimo su questa cosa, visto che parliamo di un'amministrazione trasparente, perché altrimenti delle due l'una, o i soldi sono presi da un'altra parte o non è trasparente. Siccome crediamo che sia un'amministrazione trasparente, allora siccome abbiamo nel capitolo del bilancio ordinario quell'attività, non c'è alcun bisogno di metterlo insieme ai soldi che vengono dall'Europa esclusivi per i paesi colpiti dal sisma. E parliamo ancora di post sisma. Dalla Regione Marche le proposte di modifica delle norme per accelerare la ricostruzione. Sentiamo Andrea Fiano. Autocertificazione presentata da un progettista per la ricostruzione leggera, privata e produttiva, affidamento di servizi e lavori con procedura negoziata fino a 5 milioni di euro per le opere pubbliche, ripristino dell'intesa con i presidenti delle regioni per approvare le ordinanze. Sono alcune delle proposte per semplificare e accelerare la ricostruzione post sisma che la Regione Marche, dopo aver coinvolto anche sindacati e categorie in un tavolo tecnico, sottoporrà al sottosegretario con delega alle aree sismiche Vito Crimi. Lo scopo è modificare il quadro normativo per sbloccare tante situazioni che dentro la ricostruzione sono ancora ferme. Governance significa soprattutto rispettare gli interlocutori che stanno nel territorio perché portatori
di una competenza importante. Quando noi diciamo che sulla ricostruzione privata, soprattutto sulla leggera, va fatta una scelta molto forte in termini di semplificazione, stessa cosa sulla pubblica, che non può proseguire con le regole ordinarie, quando abbiamo 100 persone che dovremmo assumere da un paio d'anni ma sono bloccate per regole assurde che ci impongono di prenderle con la mobilità, è il portato che permetterebbe, se ascoltato appunto in una relazione positiva, di dare un fortissimo impulso alla ricostruzione e crediamo sarà uno degli ultimi passaggi in cui potremo col governo interloquire sulle norme. Le norme governano pesantemente i meccanismi di ricostruzione. Essere ascoltati è la cosa più importante. L'aspetto formale, e chiamiamolo quello che abbiamo chiesto alla Corte Costituzionale, è un valore, ma molto di più una dimensione di rispetto reciproco fra le istituzioni, di ascolto reale, di trasformare queste proposte in norme per permettere all'intero impianto della ricostruzione di accelerare e rispondere ai bisogni dei cittadini. Semplificare, accelerare la ricostruzione post-sisma nelle intenzioni del presidente Luca Ceriscioli, e questo si riverbererà anche sui controlli. Immaginiamo anche forme nuove, figure che vengono scelte dagli albi professionali che svolgeranno proprio questa attività, che affiancano, diciamo, e in qualche maniera integrano il lavoro del professionista. Il professionista avanti con la chiamiamo la ricostruzione, e un altro professionista farà da controllore, in un meccanismo molto dinamico che non perde di vista il valore e l'importanza dei controlli, ma lo fa con una macchina che cammina, non controlli che bloccano tutto. Ed ora andiamo all'Hotel House, il palazzone multietnico di Porto Recanati, il sequestro di più di 100 grammi di eroina scoperti dai cani antidroga al settimo piano nell'area della scala antincendio, 4 denunce non legate però a questo ritrovamento, 25 appartamenti controllati, 6 dei quali completamente perquisiti, 95 persone identificate, 2 stranieri irregolari scoperti che avevano fatto richiesta però di asilo politico, 2 auto sequestrate perché non coperte da assicurazione. Questo è il bilancio dei controlli straordinari compiuti da 46 carabinieri all'Hotel House di Porto Recanati annunciati dal ministro Salvini. Restiamo in zona perché 400 grammi di cocaina pura, metadone, 440 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Porto Recanati, che ha arrestato 3 cittadini pakistani. La droga è stata scoperta con il supporto delle unità cinofile di Civitanova Marche. Ed ora facciamo riferimento proprio alla news che compare in questo momento, notizia dal nostro sito, il continuo via vai di clienti dall'officina che non lasciavano l'auto per riparazioni né compravano pezzi di ricambio è all'origine di un arresto effettuato a Ostra dalla squadra mobile di Ancona. Il locale era divenuto da tempo una centrale di spaccio di cocaina. Grazie alle indagini la polizia è riuscita a mettere le manette ai polsi a un 45enne di origini siciliane. Sabato 23 febbraio le elezioni dei consigli territoriali ad Ancona, organi di rappresentanza dei quartieri, con le nostre telecamere il viaggio partendo proprio dalle frazioni. Sentiamo Andrea Fiano. Sabato prossimo le elezioni dei nuovi consigli territoriali, i famosi CTP per usare una sigla. Sappanico fa parte del CTP numero 9, qui sarà anche organizzata la sala per le votazioni e cominciamo il nostro viaggio tra i quartieri proprio qui a Sappanico, un po' una frazione simbolo di tutte le altre frazioni del comune di Ancona. La mancanza innanzitutto di sicurezza, cioè qui i furti sono all'ordine del giorno e purtroppo le pattuglie se ne vedono poche. E poi il solito degrado, come ben si vede davanti a casa mia specialmente. Siamo a 6 km da Pinocchio, che non c'è né genere mentale, non c'è niente. C'è rimasto solo il dottore e il prete, l'asilo. C'è niente, qui da noi non c'è niente. Troppo niente, abbandonati da tutti. E poi vabbè, tremà perché stai per la strada. Uno hai paura, hai paura, se ne la faccio tutta dentro. Chi corre? Non c'è nessuno. Paese dei dialetti è il cartello che annuncia alle nostre spalle l'ingresso a Varano. Varano però è anche paese, patria del Rosso Conero. Sguardo rivolto al Monte Conero e soprattutto affaccio sulla baia di Porto Novo. Mancano i parcheggi a Varano, semplicemente quello. Il posto per tutti non c'è. Le famiglie hanno tutti almeno 2 macchine, quindi
Il posto non c'è per tutti. Chiedo una pista ciclabile, adesso lei ha visto il ciclista lì, una pista ciclabile di almeno una decina di chilometri, che un ragazzo si possa allenare senza correre il rischio di essere investito da qualche macchina, da qualche moto. Non mi viene neanche spontaneo lamentarmi, perché ho visto realtà peggiori. Le strade nell'ultimo anno e mezzo, diciamo che almeno la frazione di Varano è stata veramente curata, diciamo. Poi è chiaro, le mancanze quelle sicuramente non più di altre parti, anzi, da quello che vedo in giro io ritengo quasi un'isola felice. Alla mia sinistra gli uffici di quella che era la terza circoscrizione, oggi le circoscrizioni sono state abolite, Piazza Salvo d'Acquisto, un simbolo di quella che doveva essere e di quella che è la nuova Ancona. La gente qui sotto e tutta la mondezza in giro che ce la porta tutti. C'è tutto. Ci sono le strade larghe, ognuno c'ha il suo verde, le casette, no, mi piace molto. Io direi che questo quartiere va bene, è ben servito, io non ho nulla da ridire su questo. Forse un po' più di cura nella manutenzione delle strade. Un po' di vita, se no non c'è niente, ma è anche tranquillo, non c'è ancora, si sta bene qui. Delinquenza, tranquillo. Parli della luce, si accendono, si spengono. A volte non si accendono proprio niente la sera. E poi per noi ragazzi, perché comunque tutte le volte che giochiamo a pallone ci chiamano i carabinieri, sì, anche se c'è il parco qui sopra, ci hanno fatto un parco apposta con campo da calcio e non potremmo usare perché sennò i vecchietti chiamano i carabinieri. E proseguiremo ovviamente con questo viaggio alla scoperta dei quartieri, quelli che poi vanno al voto sabato prossimo. Ed ora parliamo di un'altra iniziativa, via libera all'unanimità del Consiglio regionale delle Marche, una proposta di legge per il contrasto al tabagismo, primo firmatario il consigliere Mirko Carloni, sentiamo. Lotta vera al tabagismo, che è un problema che attanaglia le Marche come tutte le regioni d'Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima in circa 6 milioni i morti all'anno per le malattie riconducibili all'uso del tabacco. E oltre a questi ci sono quelli che hanno malattie per l'uso passivo e il consumo passivo del tabacco. Su questa vicenda c'è una grande sottovalutazione e occorre attivare di più di quello che già è stato fatto le ASUR e le scuole affinché nascano attività e azioni vere al disincentivo del fumo, ma soprattutto una lotta vera al consumo e alla dipendenza dal tabacco, che è la cosa peggiore. Molti giovani iniziano a fumare purtroppo senza conoscere fino in fondo il rischio di dipendenza del tabacco, quindi è qualcosa su cui occorre riflettere, perché il danno sanitario e anche la qualità della vita deteriora dal punto di vista della salute, ed è una malattia questa sempre più diffusa su cui c'è troppa sottovalutazione. Con questa legge si prevedrà un piano di contrasto attraverso le scuole, attraverso le ASUR, finanziato dalla Regione, che debba necessariamente entrare nei social e nelle aule scolastiche come necessità di approfondimento, di conoscenza e di presa di coscienza del problema e della dipendenza legata all'uso del tabacco. Io per il momento mi fermo qui, ora la linea passa al meteo, la nostra rubrica Marche Flash e poi la parte sportiva del nostro notiziario, che abbiamo in parte anticipato appunto con questi due anconetani che brillano nell'atletica. Restate con noi.